So già cosa mi aspetta e non mi spaventa. Potrai scordare ogni riguardo, ma non mi lascerò sorprendere. Potrai pensare che a questo non si possa resistere, ma non cambierò mai ciò che sono. Io sono Florin Stone, probabilmente la miglior superficie di sempre. Buonasera. Da domani 75 nuovi posti auto in Piazzale della Rosa riservati ai clienti delle attività commerciali del centro in occasione dell'avvio dei saldi invernali. Il parcheggio sarà gratuito e disponibile da lunedì al sabato dalle 8.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 20 con un tempo di sosta massimo di 90 minuti. La decisione è stata presa a causa del trasferimento dei lavori di rifacimento della piazza Martiri Partigiani nella parte nord-est dove ora ci saranno 40 parcheggi in meno. Grazie alla disponibilità della soprintendenza, sia nel periodo natalizio che oggi, hanno dichiarato il sindaco Gianfrancesco Menale e l'assessore Massimo Malagoli, torna la possibilità di parcheggiare in Piazzale della Rosa per un periodo limitato e in cui Palazzo Ducale è oggetto di chiusura invernale, per venire incontro alle necessità di quanti si recano in centro per fare acquisti. Ricordiamo inoltre che a partire da lunedì 15 febbraio si renderà disponibile alla sosta anche la parte sud di Piazza Martiri Partigiani, che nel frattempo sarà terminata, circa ulteriori 50 posti auto disponibili. La prossima settimana andrà in onda un'intervista più approfondita al primo cittadino sulla questione. Questa mattina il sindacato intercategoriale COBAS, dopo essere andato insieme a una delegazione di lavoratori davanti all'Emil Ceramica, ha fatto un presidio al municipio di Sassuolo. Il loro obiettivo è di sensibilizzare le istituzioni, gli enti e le committenti sulle condizioni attuali dei lavoratori, in particolare durante questo periodo di emergenza sanitaria. Ecco il nostro servizio. Allora, il presidio che abbiamo deciso comunque di tenere questa mattina proprio nel comune di Sassuolo ha l'obiettivo di cercare di sensibilizzare le istituzioni, gli enti e anche le committenti stesse. Le committenti, parliamo appunto del settore ceramico, un settore fondamentale a livello nazionale ed internazionale, e insomma per tutto il mercato economico, e in quanto abbiamo dei dipendenti che attualmente, nonostante abbiano lavorato anni presso determinati committenti, sono ancora le dipendenze di appaltatori, subappaltatori, di cooperative che per anni magari non hanno rispettato quello che prevede il contratto nazionale della logistica, perché tra l'altro volevamo sottolineare che questi dipendenti, questi operai sono diciamo assunti con un contratto logistica trasporto merci, non come i loro colleghi che hanno il contratto nazionale della ceramica, e sappiamo benissimo che a seguito comunque di alcuni controlli la differenza tra un netto di una busta paga e di un lavoratore che è assunto col contratto ceramico è circa di 400-500 euro superiore rispetto ad un operaio che lavora per una cooperativa. E la cooperativa con la quale attualmente noi stiamo cercando di avviare anche un tavolo di discussione è la cooperativa insomma, che lavora all'interno di Emil Ceramica, che fa parte del gruppo Marazzi, nello specifico Assoservizi Group, la quale non paga ai dipendenti la malattia. Noi abbiamo fatto una serie di rivendicazioni da 3 anni a questa parte per cercare di far sì, insieme ai lavoratori, che possano avere le giornate di infortunio retribuite, dei ticket mensa. Ad oggi, nel 2021, siamo davanti ad alcune cooperative che dopo anni che questi dipendenti hanno insomma costruito insieme ai suoi propri colleghi insomma appunto questo mercato, il lavoro insomma di tutti, ad oggi hanno paura di ammalarsi, hanno timore di rimanere a casa perché gli viene decurtato uno stipendio che già ad oggi è proprio ad un minimo sindacale. Quindi noi siamo qua davanti e torneremo, perché non è tollerabile nel 2021 che ci siano lavoratori di serie A e lavoratori di serie Z, mi viene da dire, perché attualmente un dipendente il quale deve avere paura di mettersi in malattia perché non ha il pagamento di queste spettanze, penso che sia veramente inaccettabile. Noi siamo qui davanti a fare un presidio davanti al comune di Sassuolo per rivendicare oggi, che è la giornata per lo sciopero del 29 gennaio nazionale. Noi
abbiamo mandato un protocollo a tutti i ministeri del lavoro, della salute, per intanto abbiamo dei punti che riguardano la salute e la sicurezza degli operai, che nelle aziende purtroppo viene a meno, perché sappiamo che il virus nei ristoranti, nei bar e in altre parti c'è, ma magicamente sparisce nel posto di lavoro, non ci si ammala al posto di lavoro, non ci si ammala nei tram, non ci si ammala negli autobus. Questo noi diciamo che intanto una ditta arrivata al 10% dei contagiati di Covid positivi, questa ditta deve essere chiusa almeno per qualche giorno, così viene sanificata e poi tutte le persone vengono controllate, tamponate, e soprattutto chi è stato a contatto con un positivo e lui deve passare una quarantena comunque senza essere positivo, che venga riconosciuta la malattia. La malattia è che, per esempio in questo caso specifico, che non viene riconosciuta ai ragazzi, gli operai dietro di me, perché si dice che loro non sono nei classici sindacati confederali. Questo mi sembra un comportamento antisindacale e la libertà sindacale di iscriversi a qualsiasi sindacato viene meno, dove le persone che quando si iscrivono nel nostro sindacato vengono abitualmente perseguitati, discriminati, perché chi alza la testa e chi chiede qualche diritto viene sempre schiacciato. Noi chiediamo che le istituzioni ci vengano a fornire un tavolo dove noi proponiamo il nostro protocollo per la sicurezza, proponiamo anche che le persone che attualmente sappiamo benissimo cosa ha intenzione Confindustria e sappiamo che il 31 marzo è alle porte, noi dobbiamo stare con gli operai, perché gli operai sono il midollo osseo del paese. Domani sarà il terzo anniversario della morte del nostro collega Andrea Giglioli, scomparso a soli 25 anni il 30 gennaio 2018 al seguito di un malfunzionamento cardiaco mentre era in ufficio. Dopo la tragedia, i genitori Oreste, Giovanna e gli amici hanno costituito l'associazione col suo nome per raccogliere fondi da destinare alla ricerca, www.amicidiandreagiglioli.it. Domani mattina alle 8 nella chiesa parrocchiale di Madonna di Sotto, Quattro Ponti, verrà celebrata una messa di suffragio. Ed ora passiamo allo sport. Due gravi infortuni hanno colpito due ragazze della Green Warrior Sassuolo, entrambe under 19 serie A2. In particolare la rottura del crociato anteriore del ginocchio per l'atleta Ginevra Bazzani e un trauma al ginocchio destro per la giocatrice Camilla Liata. Gli esami strumentali hanno evidenziato la rottura del legamento crociale anteriore del menisco. Grazie per essere stati con noi per questa edizione di Sassuolo GTG, è tutto, l'appuntamento domani, buona serata.